Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che passate da qui. Io sono Francesco e oggi ho deciso di fare con voi la Coffee Art Challenge. Per poter fare questa challenge ho usato un foglio ruvido di 300 grammi, cioè i tipici fogli che si usano per gli acquerelli, altrimenti con un foglio con una grammatura più leggera si rischierebbe di strappare tutto, visto che il caffè è prevalentemente fatto con l'acqua. Per prima cosa ho buttato giù uno schizzo veloce con un colore a matita marrone. Poi ho fissato il foglio sul piano da lavoro con lo scotch di carta. Ho versato due tazzine di caffè, una molto densa e un'altra diluita con l'acqua, e finalmente possiamo iniziare. Per prima cosa ho sporcato qua e là il foglio con una passata di caffè molto diluito per dare un effetto macchiato e slavato. Mi sono reso conto che il procedimento base di questa challenge è molto simile al procedimento con cui si usano gli acquerelli, e cioè si comincia facendo una base chiara e molto diluita per fare le luci, poi si lascia asciugare e poi si sovrappongono altre campiture meno diluite fino a fare ombre e dettagli. Sicuramente per fare questo lavoro ci vuole un po' di pazienza in più, perché il caffè rispetto ad un colore ha molto meno pigmento, quindi per fare delle ombre scure si devono sovrapporre molti più strati. Fare questa challenge è stata un'esperienza molto positiva per me. In generale mi capita spesso di pensare che se avessi dei materiali come dei pennelli o dei colori migliori, i miei lavori risulterebbero meglio. La verità è che tutti questi pensieri negativi non fanno bene alla creatività e molte volte non è necessario spendere tanto in marche costose di materiali per avere dei buoni risultati. Quindi spero che in qualche modo questo video possa ispirare anche voi nel provare a divertirvi e a sperimentare. Senza essere troppo duri con voi stessi, pensate solo a dipingere e a rilassarvi senza troppe pretese. Grazie mille per aver visto questo video, se ti è piaciuto non ti dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al mio canale. Grazie ancora, un abbraccio e ci vediamo presto!